Sì. Eccoci qua, buonasera a voi, è l'ora del nostro caffè scorretto con Severino Nappi. Buonasera Nappi. Buonasera a voi. Allora, c'è stato un protagonista di questi ultimi giorni della vita politica italiana, qualcuno l'ha definito il vero primo ministro, ovvero Matteo Salvini, che ogni parola che pronuncia riesce a scatenare il caos, polemiche eccetera, dai Rom alla scorta Saviano. Vogliamo cominciare a parlare di qualche argomento che abbiamo già affrontato in passato. L'emergenza Rom esiste anche nella nostra area metropolitana e crea anche delle situazioni di sofferenza. Beh, sicuramente Salvini, ma non da questa settimana, è un protagonista assoluto della politica italiana, è stato sicuramente uno dei vincitori delle elezioni e lo ha fatto attorno ad alcuni temi che sono particolarmente a cuore degli italiani, appunto quello della sicurezza e soprattutto della cattiva gestione del fenomeno migratorio. Perché non è che gli italiani si sono scoperti all'improvviso razzisti, oppure improvvisamente da paese dell'accoglienza siamo diventati tutti quanti xenofobi. La verità è che ormai da parecchi anni questo è un paese che da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, va alla deriva. Non siamo stati capaci di impostare una seria politica di relazione con l'Unione Europea per quanto attiene il fenomeno, la gestione del fenomeno migratorio. Al tempo stesso gli italiani vivono, come tutti sanno, una stagione anche di particolare complessità, di particolare crisi. Allora una serie di storture hanno creato dei paradossi che producono un cortocircuito oggettivo e reale. E questo non dipende neanche dai numeri reali dell'immigrazione, che pure sono enormi, ma anche dal percepito della vita quotidiana. Quando tu leggi, come ormai è patrimonio comune, che un lavoratore extracomunitario magari irregolare, viene un signore che viene illegalmente in Italia, viene sostenuto con 35 euro al giorno, che producono un totale che supera i 1000 euro, e poi magari la vecchietta c'ha la pensione sociale di 560 euro, ma come glielo spieghi? Che le regole, eccetera. Quando c'hai, per venire un po' alle nostre vicende banali, un sindaco che magari lascia l'auditorium di Scampia in mano a degli occupanti illegali di etnia incerta e che a cui dà addirittura dei soldi per trovarsi una casa, e poi c'hai 40.000 napoletani che non sanno dove vivere. Quando, se tua nonna si rompe il femore, rimane sola a casa e nessuno gli fa l'assistenza, ma neanche quelle 3-4 ore che potrebbero servire a cambiare la vita anche al resto della famiglia, e poi invece ci sono politiche di assistenza per le quali si spendono anche 100 euro al giorno a persona, è chiaro che il cortocircuito diventa ingestibile. Quando ci sono immigrati irregolari che vengono qui, si dichiarano richiedenti asilo, cioè dicono di venire dalla guerra, e nessuno per un anno e mezzo controlla se è vero, perché le commissioni presso le prefetture non sono attive, si riuniscono una volta alla settimana e esaminano 4 casi quando invece ce ne sono 1000 persone ogni settimana nuove. E beh, gli italiani che devono pensare? E alla fine ecco che scatta una molla. Quando il lavoro non c'è e magari scopri che, come era stato fatto nell'ultima finanziaria del governo PD, si sono trovati 5 miliardi e mezzo per le politiche dell'integrazione e poi magari non si è potuta impedire l'aumento dell'età pensionabile con la legge Fornero, che ora improvvisamente tutti vogliono abrogare come se stavano al cinema fino a ieri. E beh, è ovvio che le condizioni diventano di rabbia, e se il sistema dell'informazione non è in grado di fare un approfondimento, è chiaro che le persone allo Stato leggono quello che leggono e si comportano di conseguenza. Questo è il frutto della cattiva politica. Quando noi saremo in grado di ragionare in modo più solido con l'Unione Europea, prendere atto del fallimento di questa politica tutta di sacrifici sulle persone e nessuna capacità di affrontare le tematiche che tante risorse hanno sprecato, dalla pubblica amministrazione inadeguata al sostegno al grande capitale, alle mille altre storture che fanno arrabbiare gli italiani, è chiaro che le cose cominceranno a cambiare. C'è bisogno di competenza, però. Si è detto la differenza tra Salvini e Di Maio.
Ecco, ci torneremo su questo, perché riflettevo su questa straordinaria visibilità mediatica che è riuscito a conquistare Salvini anche nei confronti dello stesso Di Maio. Riesce a, prima si è tanto detto, è un governo populista, è il governo che in qualche modo tocca le corde più sensibili del vivere comune, del vivere quotidiano, delle discussioni da bar e da pullman, ma è scientificamente una strategia che Salvini ha costruito, o è davvero un personaggio così genuino e geniale da interpretare il sentimento comune? Io sono convinto che Salvini è un grandissimo comunicatore, e alla fine, come tutti i comunicatori, è qualcuno che ha un'empatia con la gente. L'empatia o ce l'hai o non ce l'hai, lui ce l'ha, e quindi capisce che cosa le persone vogliono sentire dire. Poi naturalmente anche un istrione, una persona capace di gestire questi fenomeni, lo fa nel modo che ritiene giusto. Alcune cose possono sembrare sopra le righe, ma di fatto alcune cose sono però oggettivamente il tema della difficoltà che tutti quanti vivono. Di Maio invece comincia a non convincere più gli italiani, prima per quello che ha combinato nella storia, nella crisi di governo più lunga nella storia d'Italia, 90 giorni che sono stati gestiti da Di Maio. Salvini è stato in questo invece comprimario, ha anche capito, facendo dei passi indietro, che le cose potevano risolvere, invece Salvini andava giù per la sua strada, Di Maio andava giù per la sua strada. Ora invece, da ministro, ma voi sapete come la pensa? In queste settimane ha detto tutto il contrario di tutto. E una volta sta dal lato dei lavoratori che non devono lavorare la domenica, l'altra volta dobbiamo sostenere le imprese, una volta l'Ilva si apre. Oggi pomeriggio ho detto un'altra cosa che è assolutamente una novità, ha detto il reddito di cittadinanza, ok, ma dovete in qualche modo fare un lavoro socialmente utile per qualche ora alla settimana. Lo ha detto al congresso della UIL. È chiaro, per cui ogni giorno è una cosa nuova, ma per fare un lavoro socialmente utile, chi ha un'esperienza amministrativa sa che bisogna organizzare dei progetti. Organizzare dei progetti significa mettere in piedi, perché qui non parliamo di una cosetta per quattro amici, ma parliamo di milioni di persone. E che facciamo? Mettiamo milioni di persone a fare dei lavori socialmente utili, così la pubblica amministrazione con grandi sdoro di De Luca non potrà più assumere nessuno perché sono tutti a lavoretti. Poi vorrei dire una cosa, noi Di Maio dovrebbe ricordare di essere campano, e il dramma della del disfunzionamento della pubblica amministrazione fa sì che da noi ci sono ancora oltre 6.000 lavoratori socialmente utili che non si riesce a stabilizzare, che hanno cominciato la loro stagione di lavoretto utile 25 anni fa e stanno ancora lì. Quindi vuol dire che non è così facile trasformare gente in lavoratori e tornare indietro, e quindi prima di lanciarci in altre promesse, cominciamo a fare qualcosa. Un altro argomento caldo di questi giorni è l'emergenza immigrazione. C'è un quartiere di Napoli che sulla propria pelle vive le conseguenze di questa situazione, che è il Vasto. La Meloni provocatoriamente è andata a trovare il farmacista ferito. C'ero già stato io alcuni giorni dopo, è arrivata tardi la Meloni, e del resto però il vantaggio è quella signora De Magistris comunque poi si è fatto anche lui una passeggiatina da quelle parti, ha detto, però è andato travestito, perché se lo vedevano succedeva non l'aveva annunciato, e no, era fatto perché sennò rischiava che la volta buona che lo vedevano, e comunque dice noi. Io faccio le cose concrete, non faccio passerelle. E davvero come si risolve questo problema? Al momento vorrei segnalare al signor De Magistris che l'unica cosa concreta che ha fatto, per esempio, per quella farmacia che sta lì, è fargli irrogare una multa perché niente proprio di meno non avevano la tettoia antipiccione. E che come fai a vivere al Vasto tra 6.000 spacciatori e svariate legioni di criminali se non hai nel tuo negozio la tettoia antipiccioni? E quindi direi che nella sua logica l'ha fatta. Come vorrei segnalare che questo signore, questo non c'entra con il Vasto, ma c'entra con l'arte e con Napoli. Il signor De Magistris è autore di un altro capolavoro, cioè per festeggiare il Maggio dei Monumenti, che è intitolato a Giovan Battista Vico, ha fatto edificare a spese dei cittadini campani una mega statua in cartapesta. Probabilmente sarà stato beneficato qualche artista amico suo. Vorrei ricordare al distratto De Magistris che noi una statua vera di Giovan Battista Vico, di marmo e antica, l'abbiamo, è nella villa comunale, e come tutte le altre statue che stanno in villa comunale è oggetto di aggressioni da roditori.
animali e ogni genere, in condizioni pietose. Perché questo principe dell'inutilità politica e amministrativa, invece di spendere i soldi per la statua di cartapesta, non metteva a posto le statue vere che stanno in quelle condizioni? Ma Sempre a proposito di arte e cultura, San Carlo. Teatro San Carlo è stata un'altra occasione per allontanare i nostri due pilastri delle istituzioni, sì, napoletane e campane, De Magistris e De Luca, che ormai litigano. Ma loro litigano perché sembra un copione. Questi signori litigano tra di loro per certificare l'esistenza in vita, perché ognuno pensa che mettendo un dito nell'occhio dell'altro qualcosa ne derivi. Sono due facce della stessa drammatica medaglia, che è quella della politica incompetente e, se mi consentite, cialtrona, che promette e non mantiene, distante dalle cose che servono ai cittadini, in una regione che è ultima per sanità, che è in una condizione di assoluta immobilismo, tant'è vero che stiamo già per perdere i soldi dei fondi europei, che a metà della programmazione stanno ancora tutti lì, una città nella quale i servizi sono al posto più basso, che ha i tassi, in una regione che ha i tassi di occupazione più bassi non d'Italia ma d'Europa, in una città che invece non ha più trasporti. Stamattina ho dovuto portare la mia solidarietà ai lavoratori ANM che stanno praticamente per perdere il posto di lavoro, perché sta per fallire, udite udite, l'agenda napoletana della mobilità è un passo dal fallimento. De Magistris fa finta di niente, dice che c'è il governo cattivo, di fatto per ora taglia gli stipendi quando li paga i dipendenti, taglia anche ora un deposito che è quello del garittone, che e non è un problema dei lavoratori che taglia il deposito del garittone, che quando avrà chiuso il deposito in periferia, il pullman quando arriverà? Arriverà un'ora dopo, perché dovrà attraversare tutta la città per arrivare dal deposito al punto di partenza, e quindi i cittadini di quella periferia, che è una periferia già degradata, che certamente De Magistris non conosce finché non arriverà la Meloni a visitare qualche altra vittima napoletana, beh, avrà un altro servizio in meno, come già accade quotidianamente. Insomma, la verità è che noi siamo sfortunati, abbiamo dei politici incompetenti, bisogna però dire anche ai cittadini di stare un po' più attenti quando votano, poi non si lamentassero troppo, se no. Torniamo a un altro tema che temo tra un po' diventerà di attualità: l'emergenza sanitaria estiva, pochi medici, pochi infermieri, un'organizzazione che lascia il tempo che trova. Ieri la giunta regionale ha diffuso un comunicato stampa nel quale si dice che la situazione dei laboratori quest'anno è sistemata, è tranquilla, c'è sempre il questo ginepraio. Il comunicato di... tutto va bene, madama la marchesa. Lei l'ha letto il comunicato? Ma siamo di fronte alla farsa che in realtà nasconde una tragedia. È noto a tutti che la sanità campana è totalmente immobile e abbiamo degli effetti paradossali. Il signore che la settimana scorsa diceva che voleva fare 10.000 assunzioni a pubblica amministrazione, di fatto non è in grado di assumere i portantini all'ospedale del mare, di fatto non riesce a pagare gli stipendi ai giovani medici che stanno facendo tirocinio negli ospedali napoletani, di fatto ha di nuovo costruito il debito sanitario regionale che con grande fatica e anche facendo degli errori la precedente amministrazione, cioè la nostra, aveva eliminato. In queste condizioni prendere in giro la gente e dire che le cose vanno bene non paga più, anche perché la gente va, io in questo momento ho la mia zia che si è rotta il femore, di assistenza pubblica non se ne parla proprio, ma di fatto vivendo la quotidianità degli ospedali posso avere ulteriore conferma nel fatto che siamo al fai da te. Non si dice, ormai le barelle sono la regola, naturalmente i poveri medici, gli infermieri sono letteralmente assediati perché sono pochissimi e sono in condizioni di grandissima difficoltà proprio dal punto di vista della sopravvivenza. Ogni tanto c'è un clima da giungla che diventa oggettivamente insostenibile per chi opera lì dentro. Abbiamo una situazione di degrado assoluta e quindi sentirsi prendere in giro da un signore come De Luca è veramente offensivo per il buon nome. Guardate, basterebbe mettere a frutto i superpoteri che questo signore ha, perché questo è presidente della regione, assessore alla sanità e anche commissario.
una specie di mandrake che diceva che avrebbe risanato la sanità, ma almeno facesse quel poco che facevamo noi, almeno mettesse mano alla riorganizzazione dei servizi e facesse quello che noi proponiamo da un po' di tempo. Facciamo in modo tale che i servizi di base vengano erogati a prezzi competitivi dal sistema della sanità privata, così se mia zia si rompe il femore c'è un cristiano che gli fa la fisioterapia e non un bancolotto che ogni 72 ore c'è un signore che da una parte all'altra arriva, sta 7 minuti perché poi c'ha altri 700 malati che deve visitare e continuare in questa situazione. Che non hanno nessuna colpa. Esattamente. Che pagano le tasse e hanno diritto a un'assistenza. Esattamente. Degna di questo nome. Lei toglierebbe la scorta a Saviano? Ma la scorta, se serve, non deve essere eliminata. Dopodiché, se serve o meno, lo decide il Comitato Centrale per la Sicurezza. Saviano, diciamo che per quel che vedo, ha una scorta di dimensioni bibliche. Io sono stato sotto scorta 5 anni e avevo minacce di morte, certo di tipo diverso, però mi ricordo che io con una scorta che era composta da due persone mi sentivo assolutamente sicuro. Del resto è noto che scorte ancora più significative come quelle che avevano magistrati come Falcone non sono servite a evitare, quindi credo che sia sufficiente un deterrente non 8 persone come mi pare sia l'attuale dotazione di Saviano. Quindi insomma sono quelle esagerazioni all'italiana che forse andrebbero riconsiderate. Se ci sono ancora dei pericoli, poi dopodiché spetta chi ha l'antenna saperlo. Lei è uno di quegli italiani che non c'è l'Italia ai mondiali, quindi non li guardo? Oddio, li guardo molto distrattamente, ma non puoi non commentare, oggi è 22 giugno, non puoi non commentare che nel 1986, il 22 giugno, Maradona segnava con la mano di Dio il gol all'Inghilterra. E invece, ahi noi, l'Argentina ieri, capitanata da Higuain, è stata malamente eliminata ai mondiali. E quindi da Maradona a Higuain è un attimo, noi ricordiamo il primo attimo, il secondo lo lasciamo a persone che non hanno evidentemente lo stesso spessore. In chiusura vogliamo annunciare un appuntamento per settimana prossima, proprio in questi minuti ci sarà un evento dedicato a Città della Scienza. Ricordiamo un po' chi saranno i protagonisti. Si chiama C'era una volta Città della Scienza, perché c'era una volta Città della Scienza, polo internazionale dell'innovazione. È un po' triste, è una presa d'atto. Esatto, è una presa d'atto del fatto che Città della Scienza e Bagnoli, quello che doveva essere il futuro, ci dicevano la nostra terra, di fatto, dopo che ce ne siamo andato noi, è rimasto tutto sulla carta. E quindi ne parliamo in una chiave non politica, ma propositiva, con il presidente dello Svimez, con il presidente del D7 dell'Aerospazio, con il segretario generale della CISL, con il presidente del Centro Studi Liberali, con il Severino Nappi, che sarei io, e che partecipa a questa iniziativa voluta da Nord e Sud, che è una storica rivista oltre che un'associazione che ha tanto dato ai tempi in cui ne era direttore e anima Francesco Compagna, segnò una stagione importante per lo sviluppo dell'economia e di una valutazione diversa del rapporto tra nord e sud. Ci riproviamo con una chiave, una veste diversa, che è quella di fare cose concrete, parlare di cose che sono utili, gettare il sasso nello spagno. Quindi al MAMT, al Museo della Pace. È un acronimo un po' provocatorio questo, però è Museo della Pace. Noi napoletani si prestano a queste cose. Diciamo MAMT. Via De Presi 130, venerdì 29 giugno alle 17:30 saremo là per ragionare di quello che bisogna fare per restituire vita e prospettiva a Città della Scienza e a Bagnoli. Benissimo, allora proprio per questa concomitanza il nostro caffè lo anticipiamo di 2 giorni, settimana prossima, mercoledì, quindi poi sarete informati dai social molto frequentati del dottor Severino Nappi, che è un avvocato ma è anche molto social, devo dire, è molto più social di noi. A settimana prossima. Arrivederci.